Guarda i video senza pubblicità e inizia il tuo percorso spirituale. Per conoscerla in modo intimo ed immediato, deve esserci un senso corrispondente a quello dell'occhio per distinguere i colori. Nell'epoca attuale della nostra evoluzione, questo senso qual è? Con che mezzo ci possiamo approfondire nell'entità umana? Quale cosa ci sta davanti senz'altro nel nostro mondo? Altrettanto come la mirabile struttura dell'occhio ci accosta alla molteplicità dei colori, quella dell'orecchio ai suoni? Qual è il senso, l'organo che ci permette di afferrare, comprendere, conoscere l'uomo? Ebbene, questo senso è il medesimo che ci è dato per accogliere l'arte. È il senso artistico. Tramite di quel riflesso dello spirito nella materia che a noi si rileva dal bello, dall'opera d'arte. Ed è ancora il medesimo per cui ci è consentito di afferrare conoscitivamente l'essere umano nell'immediato presente per trasformarne direttamente la conoscenza in pratica di vita. So benissimo che tale asserzione suona ancora paradossale all'umanità di oggi, ma chi abbia davvero il coraggio di pensare fino in fondo le idee e i concetti grazie ai quali afferriamo la natura esteriore e di immergersi in questa con tutto se stesso, sentirà come, giunto a quel confine, egli può dirsi: ecco che qui, con i tuoi concetti e con le tue idee, ti sei avvicinato alla natura. Sentirà come qualcosa che lo spinge, che lo urge ad abbandonare quei rigidi contorni dei concetti e delle idee mediante i quali afferriamo la natura, e ad elevarsi a conformare queste idee in modo artistico. Fu questo il movente per cui nella prefazione a Filosofia della libertà, scritta nel 1894, dissi: per comprendere l'uomo abbiamo bisogno di un'arte delle idee e di non saperle semplicemente afferrare astrattamente. Dobbiamo educarci a sperimentare questa forte spinta che ci permette di trasformare i concetti astratti coi quali cerchiamo di comprendere la natura in vivente visione artistica. E ciò è possibile. Bisogna far defluire, direi, la conoscenza nell'arte. Allora si giunge a valersi del senso artistico. E se, lasciando signoreggiare la mera conoscenza di natura, siamo costretti ad ammettere che non arriveremo mai a comprendere in che modo la coscienza sia vincolata alla materia? Gli occhi ci si aprono subito, non appena permettiamo a quei concetti, a quelle idee esplicative della natura, di sfociare in concezioni artistiche. Allora, ogni cosa trapassa da forma ideologica a veggenza artistica, e ciò che vediamo riveste, per così dire, l'entità umana, similmente come i colori concepiti dall'occhio rivestono le piante, si stendono su tutti gli esseri della natura. Come il senso corporeo dell'occhio nell'afferrare i colori ad esso si congiunge, si fa tutt'uno con l'essenza delle manifestazioni colorate naturali. Non altrimenti il senso artistico si congiunge interiormente con l'essere dell'uomo. E come soltanto dopo aver visto il colore con l'occhio, sul colore noi possiamo riflettere, così soltanto dopo che avremo guardato l'essere umano attraverso il senso artistico, i nostri concetti astratti potranno contemplare quello che nell'entità umana si viene rivelando dal senso artistico. Quando la scienza così assurge ad arte,
tutto il nostro sapere intorno all'uomo, le riflessioni stesse suscitate in noi dall'uomo contemplato nella sua figura esteriore con senso d'arte, si convertono in un possesso intimo dell'anima, ben diverso da quello per cui nell'intimo ci sentivamo ridotti a scheletri. E dobbiamo unificarci con le idee, con i concetti artistici di cui continuiamo ad arricchirci, ad un punto tale che essi si riversano nella nostra anima, allo stesso modo di come la corrente del sangue, del respiro, si riversa nel corpo. Allora vivrà in noi un elemento altrettanto pieno di vita, quanto lo sviluppano la respirazione normale ed il circolo sanguigno nel trasmetterci la sensazione «io sono sano». Una sensazione complessiva in cui è contenuta l'entità umana, come la salute nel corpo fisico. Ecco la meta cui urgono le possibilità insite in una conoscenza dell'uomo che, mediante il senso artistico, si sia conquistata la conoscenza, l'intima conoscenza, non già dell'uomo assurto allo spirito, ma che vive nell'immediato presente. E se poi consideriamo quale debba essere alla fine il risultato di una conoscenza siffatta dell'uomo, che si traduce in attività, in volontà, come attività e volontà divengono in noi il respiro e il circolo del sangue, ebbene, il confronto, qui assai significativo, potrà ancora aiutarci a procedere. Che cosa risulta dalla sensazione fondamentale della condizione di sanità di tutta la costituzione umana quando ottusamente sperimentiamo, senza bisogno che sia espresso, «io sono organizzato in modo da potermi considerare a posto nel mondo come un uomo sano?» Che cosa si esprime in quest'uomo sano? Vi si esprime il coronamento della vita umana, la facoltà dell'amore. Infine, la salute e tutte quante le forze sane dell'anima confluiscono in quella sensazione, in quel sentimento che è capace di comprendere amorevolmente l'altro uomo che ci sta davanti, perché in modo sano conosciamo l'uomo in noi. Germina così, da questa conoscenza sana, l'amore per l'altro che ravvisiamo nostro eguale. Ci ritroviamo in lui. Ma tale conoscenza non si traduce in precetto storico simile a quello che riceve, per esempio, il tecnico e che deve poi trasformare esteriormente nel «questa o quella cosa va fatta così». Essa invece si converte in esperienza diretta, in una immediata pratica di vita, poiché, trasmutata, sfocia nella facoltà di amare, diventa conoscenza attiva dell'uomo. E se io, genitore, maestro, mi trovo di fronte il fanciullo, l'amore animico spirituale che dalla mia conoscenza evolve, mi è guida a conoscerlo. Non ho bisogno di trasferire nelle mie vedute pedagogiche suggerimenti, concezioni teoriche sull'uomo copiate dalla scienza naturale. Basta che io abbia in me la conoscenza dell'uomo, come la sperimento nella mia salute totale, nel sano respiro, nel circolo sano del mio sangue. Allora questa conoscenza giusta, se vivificata confacentemente, si converte in arte pedagogica. Questa conoscenza dell'uomo deve dunque rendere capace l'uomo a spiegare la sua attività sulle ali dell'amore, nel mondo attorno a lui, specie in quello del fanciullo. Deve potersi trasformare in quello stato d'animo in cui la conoscenza viva come sostanza d'amore. Base fondamentale della pedagogia moderna è questa disposizione d'animo dell'educatore. Non serve pertanto
predicare che nel fanciullo non bisogna sviluppare il solo intelletto, se poi si consente al maestro stesso di darsi all'opera solamente in modo razionalista. Si tratta invece di intraprendere la rieducazione pedagogica cominciando dallo stesso insegnante, affinché non domini più in lui l'intellettualismo che ha carattere anti-artistico, ma la conoscenza dell'uomo gli si converta in disposizione d'animo pedagogica artistica, vivificata direttamente da un sapersi immergere nel fanciullo, il che stabilisce un contatto tra maestro e allievo che si trasforma in amore immediato, anima di tutta l'educazione, di tutto l'insegnamento. La scienza naturale non giunge a capire come possa nella materia corporea vigere la coscienza. E perché? Perché la scienza naturale non capisce che l'elemento artistico conforma e configura. E appunto la conoscenza dell'uomo ci svela che la coscienza è un artista che plasma artisticamente questa materia corporea. Finché non si arrivi a cercare nel senso artistico la conoscenza dell'uomo, davanti a quest'ultimo ci dovremo fermare a l'ignorabimus. E soltanto allorché sapremo che la coscienza nell'uomo è un artista che opera per se stesso in seno alla materia, e ci convinceremo che per arrivare all'essenza umana occorre afferrare questo elemento che lavora quale artista, soltanto allora avremo superato l'ignorabimus. In pari tempo faremo la conquista di una conoscenza dell'uomo che, per chi la possiede, non è mera conoscenza teorica, ma in modo immediato è attività che opera nella volontà. È pratica di vita, è tutt'uno con questa. E chi così sta di fronte all'uomo in via di divenire e riesce a spingere lo sguardo in questo suo divenire, vede molte e molte cose che riguardano la crescita del fanciullo, il suo sviluppo. Perché è guidato da una conoscenza dell'uomo permeata di senso artistico e portata incontro al bimbo sulle ali dell'amore. Ed eccovi un particolare. Osserviamo come maturi nel bimbo quello sviluppo che dal gioco infantile lo conduce incontro al lavoro. Il bimbo gioca. Giocare è cosa ovvia per lui. L'adulto deve lavorare, egli è inserto nella necessità del lavoro. Guardiamoci in giro nella vita sociale di oggi, il contrasto fra il gioco fanciullesco e il lavoro che la maggioranza degli uomini è costretta a compiere ci farà dire. Ecco qui il bambino, mentre egli gioca, nel soddisfare a questo stimolo dell'attività che è insito nell'essere umano, questa azione nel gioco si fonde in lui con una giocondità liberatrice. Osservatelo un po', questo fanciullo che gioca. Non ci verrebbe mai in mente che egli non voglia fare ciò che fa giocando. E perché? Perché il gioco a cui egli si dedica è per lui un liberarsi da quello stimolo all'attività che vuole ad ogni costo sprigionarsi dall'essere umano. Giocondità liberatrice nell'applicazione di un'attività umana insita nell'uomo. Ecco ciò che è il gioco del fanciullo. Ora chiediamoci, entro l'evoluzione presente dell'umanità, a che cosa si riduce il lavoro umano? Si riduce a fardello schiacciante della vita. Mentre va crescendo, il fanciullo passa dalla giocondità liberatrice del gioco al fardello schiacciante del lavoro imposto dalla vita. Se ci poniamo chiaramente sott'occhio tale contrasto, vediamo ergersi davanti a noi il grave quesito. Come trovare un ponte tra la giocondità liberatrice del gioco e il peso schiacciante del lavoro imposto dalla vita? Chi osserva il fanciullo nel suo sviluppo, con l'aiuto di quella conoscenza artistica quale poc'anzi ho descritta, troverà questo ponte valendosi dell'elemento dell'arte.
L'arte, attuata giustamente nella scuola, è altresì la guida che, dalla giocondità liberatrice del gioco, conduce al lavoro. In tal caso, però, il lavoro accettato come necessità della vita, se il ponte fu costruito in modo giusto, non sarà più risentito quale opprimente fardello. E se noi non riusciremo a liberare il lavoro dal carattere di fardello opprimente, noi non riusciremo neppure mai, credetemi, a risolvere la questione sociale. Risorgerà sempre un'altra forma, fino a che non venga sanato, per mezzo dell'educazione, il contrasto tra la giocondità liberatrice del gioco e il peso schiacciante del lavoro imposto dalla vita. Ma che significa inserire l'arte nella pedagogia, nella pratica dell'educazione e dell'insegnamento? È facilissimo formarsi, specie riguardo alla scuola, concezioni molto erronee sul modo con cui applicare l'elemento artistico. Ciascuno ammetterà che l'intelletto debba, in un certo qual modo, venir formato. Poiché è invalsa profondamente nella coscienza di oggi la convinzione della necessità assoluta di curare l'intelligenza dell'uomo perché egli possa reggersi in piedi, sicché è certo che la scuola non potrà riguardare il problema culturale con indifferenza. D'altro canto, ognuno è convinto che senza educazione morale l'uomo non può assurgere alla pienezza della sua dignità, al completo suo essere umano. Chi non sente che un uomo immorale non è integralmente uomo, ma assomiglia, direi, ad uno storpio nell'anima e nello spirito? Ne consegue che l'attenzione dell'insegnante viene rivolta a sviluppare, da un lato, l'attività della ragione, dall'altro, a curare la dignità umana, il sacro concetto del dovere e della virtù. Ma non altrettanto è oggetto di cura sollecita quell'elemento d'arte che può venire accostato all'uomo soltanto in assoluta pienezza di libertà e di amore. Dovremmo far oggetto l'essere umano fin dal principio del suo sviluppo infantile, fino da quell'altissima venerazione di quell'amore senza pari su cui Schiller fondò il suo scritto, ahimè troppo poco valutato, Lettere per promuovere l'educazione estetica dell'uomo. In esso la vita culturale germanica ci offre l'esempio di una schietta valutazione dell'elemento d'arte nel campo educativo. E questo può darci un punto di partenza. Poi la concezione di Schiller dovrebbe approfondirsi grazie ai dati della scienza spirituale. Osservate il gioco infantile e come scaturisce spontaneo dall'imprescindibile bisogno di attività dell'indole umana. Osservate come il bimbo crea, mette fuori dal suo organismo, dalla sua essenzialità umana, tutto ciò cui verte il suo gioco. E ora osservate come invece il contenuto del nostro lavoro ci venga imposto dal bisogno esteriore della vita, come adesso dobbiamo dedicarci in maniera che quanto compiamo non deriva senz'altro dalla natura umana. Non può essere generalmente per nessuno piena espressione della sua indole. E allora vedrete da questo punto di vista lo sviluppo umano nel suo procedere dall'età infantile all'età adulta della vita. Ma una cosa non dovremmo mai dimenticare. Di solito, osservando il bimbo mentre gioca, lo facciamo dal punto di vista nostro, dell'adulto. Se così non fosse, non ci sentirebbe ripetere la frase fatta che il bimbo a scuola dovrebbe imparare tutto giocando. Non potrebbe esservi nulla di peggiore. Se, per disgrazia, si riuscisse artificiosamente in tale intento, i ragazzi cresciuti così finirebbero col fare un gioco della vita stessa. Chi sostiene, davvero dilettante, che l'applicazione allo studio debba consistere nel solo piacere, che bisogna imparare giocando, questi considera appunto il gioco infantile dal punto di vista dell'adulto e crede che il bimbo giochi con quel medesimo stato d'animo con cui gioca egli stesso. Per l'adulto giocare
è uno spasso, diletto aggiunto alla vita. Per il fanciullo è il contenuto serio della vita. Il fanciullo prende assolutamente con piena serietà il suo gioco e l'essenzialità di questo è data proprio dall'essere retto da serietà. Soltanto chi questa serietà capisce sa valutare giustamente il gioco infantile. Allora colui che, osservandolo, vede come l'umana natura si espande, si riversa fuori nel maneggiare gli oggetti, riesce anche a saper guidare, quando il fanciullo entra nella scuola, questa sua facoltà, questa sua disposizione al gioco e a trasformarla soprattutto, in mille modi, nell'attività artistica. Attività che ci lascia ancora del tutto liberi interiormente, ma ci costringe a lottare con la materia esteriore. Ci persuaderemo come nel portare incontro al bimbo l'elemento dell'arte ed elaborandolo ci sia consentito di guidare l'educazione infantile in modo da fondere in uno la giocondità e la serietà. E come perfino tutto ciò che può arrecare piacere e gaiezza non debba andare disgiunto da carattere serio. L'attività del gioco che il bimbo esercitava da prima può venir guidata a trasformarsi in attività artistica, purché si riesca, specie dall'inizio scolastico fin verso il decimo anno, a trattare l'arte non limitandosi a leziosità fiabesche, ma quasi con l'attingere ogni nostra iniziativa dal graduale sviluppo della natura umana, via via che si viene a conoscenza. E a questo trapasso il fanciullo, fin dall'inizio della scuola, è assolutamente atto. Per quanto il bambino possa dimostrarsi maldestro sui 6 o 7 anni nel lavoro plastico, nel distendere i colori sulla carta ed abbia estrema difficoltà a familiarizzarsi col conto, con ogni elemento musicale o poetico. Tuttavia, se sapremo non dar peso alle sue inettitudini puerili e riusciremo a presentargli in modo giusto gli aspetti dell'arte, ci accorgeremo che, nonostante le sue manchevolezze, il bimbo sente fin da piccolissimo l'arte plastica e pittorica, sente un intimo essere in sé che non si arresta alla punta delle sue dita o ai confini della sua pelle, bensì fluisce fuori nel mondo. L'uomo, fin da piccolo, espande così l'essere suo, imparando nel trattare suono, colore, creta, che la sua crescita diviene ad un tempo un crescere nel mondo e impara a sperimentare il sentimento che l'entità umana ed entità universale sono profondamente intessute l'una nell'altra. Fin da fanciulli possiamo dunque arricchirci dei doni che ci reca l'universo se, per quanto ancora maldestri, veniamo giustamente guidati all'attività plastica pittorica. Adeguatamente introdotta a sviluppare la ricettività musicale, il fanciullo sperimenta l'elemento poetico-musicale nella sua intima essenza ed è come se si ricevesse un dono celeste che ci abilita ad afferrare in noi stessi un altro, un secondo essere umano. In altre parole, i suoni, la conformazione poetica del linguaggio, si convertono in un essere che scende a noi prodigo di grazie e, fanciulli ancora, ci avverte. Vive in te stesso un quid, il quale, sceso da altezze spirituali, afferra la tua augusta entità umana. Se vivremo dunque col bambino educandolo, istruendolo a norma del senso artistico che coltiviamo nel nostro sentimento, la sua attività pittorica, plastica, per primitiva e maldestra che sia, ci svelerà le sue speciali disposizioni animiche, le attitudini che da lui possiamo tirar fuori. E mentre fluisce dalle sue mani l'elemento artistico, plastico-pittorico, noi impariamo a conoscere a fondo il nostro allievo nelle sue limitazioni e nelle sue doti. E quest'intima convivenza ci fa vedere fino a che punto egli sia portato a rivolgere pensieri e facoltà verso il mondo dello spirito.
e quindi a recare nel mondo fisico le forze ivi attinte. Mentre coltiviamo nel nostro allievo l'arte poetica e musicale, immedesimandoci in lui, impariamo a conoscere tutto il rapporto di quest'essere umano bambino coi mondi superiori dello spirito e le forze di cui egli un giorno disporrà nella vita. Quando poi avremo portato a contatto immediato dell'uomo in formazione queste arti, la plastica, la poetica, la musicale, e istruendo il nostro allievo mediante l'euritmia nei movimenti euritmici, e avremo destato a viva vita nel corpo tutto ciò che di solito ci si presenta astrattamente nella parola, allora saremo riusciti a stabilire nell'uomo l'armonia interiore tra l'elemento poetico-musicale governato dallo spirito e la materialità dell'elemento pittorico-plastico permeato dallo spirito. La coscienza umana, che è illuminata dallo spirito, si intesse, pervasa d'animo e di senso dell'arte, nel fisico corporeo. E noi impariamo a istruire, svegliando nel fanciullo anima e spirito, a istruire, sì che l'insegnamento divenga, in pari tempo, risvegliatore di salute, promotore di crescita e di forze sane per tutta quanta la vita. Tali riflessioni ci richiamano un detto greco, bello e molto comprensivo dell'elemento artistico. Gli antichi greci chiamavano il Giove di Fidia farmaco magico. L'arte vera, infatti, non è soltanto ciò che anima e spirito possono senz'altro afferrare, ma elemento che fa crescere l'uomo, lo risana, ne favorisce il prospero sviluppo. La vera arte è sempre stata un farmaco magico. Il maestro, l'educatore che sappiano amarla e giustamente rispettare l'entità umana, saranno in grado di innestarla, farmaco magico, in tutto il loro insegnamento. Allora, nell'istruzione intellettuale, nell'educazione religiosa, nell'educazione del cuore, si trasfonderanno conseguentemente gli impulsi che guidano da un lato alla libertà umana, dall'altro all'amore umano. Il maestro che abbia senso artistico e lo porti a vita insegnando, educando e richiamandosi al senso artistico dei fanciulli, irradierà efficacia umanamente e pedagogicamente giusta in ogni disciplina. L'arte non verrà staccata dalle varie discipline, ma le si farà posto in seno all'organismo didattico complessivo, sì che non rimanga appartata e non si dica: ecco qui le materie principali, tanto per l'intelligenza, tanto per il sentimento, tanto per il dovere, e poi, per proprio conto nell'orario, a metà non obbligatorio, se ne resta quel tanto d'arte che l'allievo ha da imparare. No, l'arte si inserirà nell'ordinamento scolastico in maniera confacente, se ogni altro insegnante, ogni provvidenza educativa siano tali che al momento buono l'anima infantile senta destarsi l'anelito verso l'arte. E se d'altro canto questa venga trattata in modo che egli si senta altresì portato a comprendere con l'intelletto e a compenetrare nel sentimento del dovere tutto ciò che nell'arte ha imparato a considerare bello, umanamente libero e puro. Ho desiderato porvi sott'occhio il modo come l'arte possa penetrare in tutto l'organismo scolastico, in tutto l'essere vivente didattico-pedagogico, permeandolo di luce e calore. L'arte e il sentimento artistico collocano la conoscenza dell'uomo tra la conoscenza puramente spirituale e quella che i sensi ci danno dalla natura. In pari tempo è l'arte che ci introduce nel modo migliore nella pratica educativa. Poi la scuola, che dà posto confacente all'arte, provvede al giusto sviluppo dei suoi allievi, sia nello spirito sia nel corpo. L'arte agisce ovunque nella vita e trae la sua efficienza dal fatto che, da un lato, è ricettiva di quella luce spirituale necessaria allo sviluppo dell'uomo
e può, d'altro lato, grazie alla sua stessa essenza, compenetrarsene in sé, conservandola. Quando poi emana questa sua essenza, l'arte impregna della luce ricevuta dal sole spirituale stesso tutto ciò in cui si riversa e la materia medesima se ne imbeve, così che questa riesce ad esprimere lo spirituale e diviene esteriormente luminosa. Dunque, l'arte sa raccogliere in sé la luce dell'universo e sa poi conferire splendore di luce alla materia terrestre. Così all'arte è dato di poter trasfondere nella scuola gli arcani del mondo spirituale e di rivestire anima e spirito infantili con quel fulgido lume per cui il fanciullo potrà poi entrare nella vita senza più sentire il peso schiacciante del lavoro, il quale a poco nel consorzio umano non sarà più sentito come opprimente fardello. Può sembrare un paradosso, eppure se riusciremo ad inserire giustamente l'arte nella scuola, la vita sociale ne potrà ricevere un approfondimento, l'umanità una liberazione.